Il Parco Naturale della Colombia, che da solo vale il viaggio, è il Parco Nazionale Serrania della Macarena, che vanta un'elevata biodiversità, frutto della confluenza di tre ecosistemi biogeografici, le Ande, l'Amazzonia e la regione dell'Orinoco, dove scorre il Caño Cristales, un corso d'acqua considerato uno dei più bei fiumi del mondo, ribattezzato eloquentemente Fiume dei Cinque Colori o Arcobaleno Liquido, per la varietà di colorazioni che assume a seconda della vegetazione, della stagione e dell'intensità solare, particolarmente affascinante nel periodo di transizione tra stagione umida e stagione secca, tra luglio e novembre. Infatti, in questo periodo dell'anno, l'innalzamento della temperatura dell'acqua, dovuto a una diminuzione del livello del fiume, fa sì che i muschi e le alghe proliferino e assumano dei colori psichedelici, giallo, verde, nero, rosso. Ad attirare maggiormente l'attenzione sono le sfumature della Macarena clavigera, una specie particolare di alga che regala alle acque del fiume colori che virano dal viola al magenta. L'effetto è davvero spettacolare, sia per l'intensità che per la vastità del fenomeno. L'incommensurabile bellezza di questo fiume, lungo circa 100 km, con i suoi magici colori, dona un aspetto fiabesco al paesaggio circostante. Il Parco Nazionale Serrania della Macarena, riaperto al pubblico nel 2009, è stato chiuso ai turisti per diversi anni a causa delle attività dei guerriglieri delle FARC, le Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia, oltre che per le preoccupazioni relative all'impatto ambientale del turismo non regolamentato. Oggi il numero di turisti che possono accedere al parco è contingentato e comunque sempre accompagnati da una guida ecologica locale. Di fronte a spettacoli naturali di questo genere si resta bocca aperta e la fantasia cerca di recuperare il terreno perduto con la realtà, inventando nomi, espressioni, definizioni che siano al passo con le forti emozioni provate. Ecco dunque i vari siti: El Pozo del Amor, la Cascada de la Virgen, Los Ochos, la Piscina Cristal, la Cascada de los Cuarzos e la Piscina del Turista. Ma per ammirare questo spettacolo naturale, l'escursione prevede un trasferimento in barca di circa 40 minuti sul fiume Guayabero, un percorso in jeep di circa 10 km, una camminata di circa un'ora e il guado di un fiume, prima di raggiungere finalmente il Caño Cristales.